E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, esattamente pochi minuti fa, sono riuscito finalmente a tamare questo cazzo di Fender che mi ha fatto sclerare nell'ultimo video che avete visto con l'Hunter. Stamattina, visto che avevo voglia e tempo e visto che il mio Intel Level è migliorato a 920, perché sono riuscito a mettermi un nuovo leggendario, cioè quell'anello vecchio che vi ho detto nell'ultimo video, ho pensato di riprovare a fare questo maledetto Fenrir. Tutte le immagini che state per vedere sono preregistrate, nel senso che le ho registrate senza parlare perché volevo concentrarmi al 100% su questo cazzo di pet malefico. Perché sono sicuro che se mi fossi messo magari a parlare così e pensare comunque di intrattenere un po', avrei sicuramente perso tempo in qualche modo e mi sarei deconcentrato al 100% crepando male. Cosa che è successo più volte, come potete vedere. Comunque, in queste immagini che state vedendo, nella prima parte iniziale, ho già buttato giù il primo boss con molta facilità, perché bastava solo un po' di time level in più. Questa prima fase quindi basta semplicemente pulire tutto e tutti. La parte dove c'è Fenrir, quindi la seconda parte di Halls of Valor, questa che state vedendo, è questa foresta piena di mob che deve essere pulita. Una volta che l'avete pulita, raggiungete Fenrir nella sua prima fase e lo iniziate a menare normalmente. Io qua lo sto facendo senza alcun problema, faccio anche abbastanza danni, relativi abbastanza danni. Questa prima fase è molto facile, non fa niente di che, tranne appunto questo Ravenous Leap che praticamente vi salta addosso e vi fa danno, ma basta che andate un po' indietro e poi rifate prendere aggro al pet. Una volta che l'avete ammazzato, in realtà non è morto, però una volta che l'avete mandato via perché va a curarsi le sue ferite al circa 60% d'HP, dovete andare più avanti, ripulire tutti i mob che io non avevo fatto, però comunque dovete ripulire sempre tutti i mob perché dopo è importante questa cosa, perché dovete fare una specie di cerchio in questa mappa e dovete avere tutto campo libero perché se vi mettete a aggrare roba è la morte nera. Finalmente siamo arrivati quindi al primo tentativo in cui mi sparo tutti i CD e cerco di fare i più burst possibili iniziale perché dopo il mio consiglio è quello di stare sempre il più lontano possibile da Fenrir e fare la maggior parte del danno tramite il pet e gli spirit, no, gli spirit beast come cazzo si chiama, quei pet che evocate temporaneamente 30 secondi, la spell che io ho sul 4 che adesso non mi viene la parola. Però dovete stare lontano, come potete vedere, attaccarlo quando potete, curare sempre il pet quando potete, ma non gli state troppo vicino perché è l'errore che ho fatto io fin dall'inizio, specialmente in questo primo tentativo. E quando vi targhetta e vi fa quello lì, insomma, che prendete quella speed, è come se lui venisse addosso, scappate via assolutamente perché vi shotta e soprattutto rischiate di prendere aggro dal pet, cosa che mi è successa più di una volta. Infatti qui sono un coglione perché sono cascato dentro l'acqua come un imbecille e non fate mai questa cosa perché vi rallenta un sacco e vi vengono addosso quei lupettini malefici che fanno un botto di danno e sono veramente una rottura di coglioni. Che voi, come potete vedere, il pet è morto, quindi lui viene addosso a noi. Ho cercato di rianimarlo con scarso successo, visto che mi ha silenziato il bastardo nel momento proprio perfetto, e sono morto come un cretino. Quindi siamo andati al secondo tentativo, come potete vedere qua siamo esattamente al punto a capo, quindi tutti i CD, ho cercato di cadere il più possibile i mob tramite le trappole, quindi quando vi fa runaway dovete, questo è Deadly Boss che me lo fa, se no naturalmente non me lo fa, ho cercato di utilizzare il Fiendette, comunque più o meno tutte le spell possibili immaginabili per cavarmela. L'aspect quello lì che vi dà speed è importantissimo, il jump indietro è importantissimo. Dovete fare comunque una specie di kite continuo. Qui il fendetto non ha funzionato. Infatti ho preso le peggio schiaffi e mi ha shottato al 3% il bastardo perché era quasi morto. Quindi siamo arrivati al terzo tentativo di questa mattinata molto intensa. Solito discorso iniziale, tutti i CD, sparate tutti i CD che avete all'inizio, fate il burst possibile, pozioni. Io ho utilizzato quella pozione che ho utilizzato anche nel video vecchio in cui mi spara gli stats a 2000. Qui ho avuto problemi perché mi è morto il pet e... No, non mi è morto il pet, il bastardo. Non so perché continuava a stare su di me nonostante io avessi fatto Fiendette, Misdirection, niente. Ce l'aveva con me e basta, il pet non mi prendeva aggro, manco per il cazzo e mi ha ammazzato.
Quarto tentativo, solito discorso iniziale, perché tanto all'inizio è sempre così, il problema viene dopo. Però questa volta sono riuscito a kaitarmelo bene perché ero sempre lontanissimo da lui e finalmente in questo quarto tentativo sono riuscito a ammazzare questo stronzo di merda. Come potete vedere alle immagini, finalmente è stata una gioia apocalittica. Come potete vedere il delirio è scoppiato. E l'ho anche un po' sbeffeggiato, vabbè, con questo balletto. Una volta che l'avete ammazzato, ovviamente togliete il pet che avete voi, arrivate nella sua tana dove lui sta dormendo e tranquillamente potete tamarlo senza alcun problema. E così praticamente sono riuscito a prendere questo cazzo di Fenrir che mi ha fatto sclerare come non mai, non potete immaginare quanto sclerato. Purtroppo non ho registrato l'audio perché speravo fosse una cosa più semplice, ma in realtà non è stato per un cazzo così. Quindi ragazzi, questo video è stato corto ma molto molto intenso, vi assicuro, per me molto molto intenso. Nel prossimo episodio farò uscire una mitica che ho già registrato, quindi noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.